Buonasera. Ciao Marco. Forse devo alzare un po' te, però. Buonasera. Ok, adesso meglio. Vai Ania quando vuoi. Ciao Marco. Buonasera. Non è stato un KO meritato per quanto riguarda magari la portata, cioè nel senso magari un 4-0 è stata una sconfitta un po' troppo larga. A parte le assenze, che cos'è che non ha funzionato contro il Cesena? No, diciamo che il risultato di 4-0 secondo me è stato un po' eccessivo. Fino al, diciamo, aver subito, quando abbiamo subito il primo gol, secondo me la squadra c'è stata in campo e abbiamo anche creato tanto. Dopo, quando abbiamo preso il primo gol, ci siamo un po', abbiamo avuto un po' di timore, forse paura, ci siamo abbassati troppo e infatti abbiamo subito il secondo gol. Poi il secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio e avevamo, diciamo, iniziato bene la partita e dopo abbiamo subito gli altri due gol che hanno indirizzato la partita sulla loro vittoria, insomma. Marco, buonasera. Buonasera. Ti voglio chiedere se avete rianalizzato la situazione del primo gol, perché lì è girata un po' la partita contro il Cesena, dallo sviluppo di quel calcio d'angolo, poi è partito il loro contropiede. Insomma, lì cosa non ha funzionato? Diciamo che eravamo messi, c'era calcio d'angolo nostro e sulle preventive, diciamo, non siamo stati molto, molto reattivi. Potevamo fare fallo subito, appena la palla è uscita, e così fermare subito, diciamo, la loro ripartenza. Ma eravamo anche in superiorità numerica. Diciamo, siamo stati un po' ingenui su delle scelte. Ciao Marco. Senti, ti voglio chiedere, da che cosa tu sei più preoccupato di questa squadra? Che ha difficoltà nel fare gol o più difficoltà nel subire troppi gol? Ma sinceramente non... Diciamo, arrivavamo da 5 risultati utili, quindi non sono tanto preoccupato. Certo, il risultato che è venuto fuori sabato un po' ha alzato le antenne. E è normale che adesso è un momento dove stiamo creando tanto e facciamo pochi gol e adesso stiamo anche iniziando a subire diversi gol. Dobbiamo stare uniti, compatti, cercare di cambiare, insomma, questi numeri. Sei soddisfatto di come stai giocando dopo l'infortunio? No, non sono soddisfatto. Diciamo, non sono neanche al 100%. Adesso abbiamo questa settimana che è, diciamo, una settimana senza infrasettimanale e cercherò di recuperare la forma fisica e stare al 100% per domenica. Marco, io volevo chiederti, insomma, le sensazioni, soprattutto quando hai visto un giocatore, un ex compagno di squadra come Carlo Ilari, praticamente mettere il sigillo alla partita, poi ne sarebbero arrivati altri due di gol, però insomma, voi lo conoscevate bene, molto bene, forse su di lui bisognava stare un po' attenti in area di rigore. Ma lo sapevamo anche prima della partita che Carlo è molto bravo a fare gli inserimenti, soprattutto da dietro. E è stato anche un po' fortunato perché sul suo tiro c'è stata anche la deviazione del nostro difensore. Però sono cose che succedono. Poi, diciamo, il gol dell'ex è quasi come una legge. E succede quasi sempre. Però lo sapevamo benissimo. Marco, tu che vedi da vicino per reparto Andrea Tozzo, quando magari succedono infortuni come quello contro il Cesena, o in generale quando capitano, che cosa si potrebbe dire o cosa si potrebbe fare? Ovviamente noi che siamo una squadra dobbiamo stargli vicino. Dopo ovviamente
cioè, lui sa anche lui dove ha sbagliato e dove non ha sbagliato. Un buon giocatore e ne uscirà, di sicuro. Marco, a proposito della partita di domenica con il Montevarchi, che tipo di gara ti aspetti? Affrontiamo una squadra che proviene da una serie negativa, ma che insidie nasconde questa gara? Loro sono una squadra molto giovane che fa un buon pressing. E adesso analizzeremo in settimana la partita che dovremo fare col mister. E niente, cercheremo di far sì di portare al nostro vantaggio la partita. Sei muta, Giusy. Ecco, mi senti ora? Ti voglio chiedere, Marco, se dalla tua esperienza questo girone B è effettivamente il più difficile dei tre, dove si prova a giocare di più, dove ci sono squadre più attrezzate e giocatori importanti. Sì, come ho detto anche l'altra volta, il girone B secondo me è quello più equilibrato. Adesso abbiamo affrontato il Cesena, che secondo me è la squadra che è più completa che abbiamo affrontato finora. È quello più equilibrato dove tutte giocano a calcio. Il fatto che tutte giocano a calcio dovrebbe essere un vantaggio, non uno svantaggio, perché noi se c'è una cosa che facciamo è che proviamo a giocare al calcio davvero. Forse non basta, però. Diciamo, commettiamo ancora delle ingenuità che ci costano caro. E prendiamo gol da calcio d'angolo, perché ne abbiamo presi 5. Sono un'enormità, non ne facciamo, ne abbiamo presi 5. Vi siete chiesti perché? Sì. No, beh, ovviamente quando subiamo gol, anche i 4 gol che abbiamo subito li abbiamo analizzati col mister oggi e li analizzeremo anche in settimana. È sicuramente qualcosa da migliorare. Cercheremo di migliorarlo. Ecco, se... Ovviamente per quello che ci puoi dire, Marco, qual è stata, rivedendo i gol subiti, un po' la sensazione, l'errore che si ripete un po' più frequentemente? Ma errori che si ripetono, cioè, non è che ce ne sono, cioè, nel senso, a parte i calci d'angolo dove abbiamo preso 5 gol, e il resto sono altre situazioni, quindi non ci sono cose che si ripetono. Dobbiamo stare più attenti e concentrati per tutto l'arco della gara. Grazie. Grazie Marco. Grazie. Ciao Marco. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie ciao. Ragazzi, ciao. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao a voi. Ciao. 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 Ciao.